Tutti quelli che hanno letto Il Signore degli Anelli, o almeno hanno visto la trasposizione cinematografica di Peter Jackson, conoscono il personaggio di Gwaihir, quell'aquila gigante che arriva per salvare Gandalf dal pinnacolo di Orthanc. Quest'aquila è amica di Gandalf ed è stata salvata da lui quando era stata ferita. E quest'aquila torna insieme ad altre alla fine del romanzo, durante la battaglia alle porte di Mordor, quando interviene direttamente come aveva già fatto con le altre aquile alla fine dell'Hobbit in un'altra battaglia, la battaglia dei cinque eserciti. E anche in questo caso c'è una citazione diretta di quel finale in cui le aquile partecipavano direttamente dando una mano agli eserciti dei buoni contro i cattivi. Le aquile poi erano intervenute all'interno dell'Hobbit anche in un altro momento, aiutando la compagnia dei nani guidata da Thorin Scudo di Quercia, dove c'erano anche Bilbo Baggins e Gandalf, dalle grinfie degli orchi. In quella scena in cui i nani si arrampicano sopra gli alberi mentre sono assediati al di sotto dagli orchi insieme ai mannari, che danno fuoco agli alberi e arrivano le aquile e li portano in salvo per poi traghettarle fino ai reami di Beorn. Se però tutti conoscono il personaggio di Gwaihir, meno persone conoscono il personaggio di Thorondor, il re delle aquile che si trova all'interno del Silmarillion e il cui nome è derivato da Thoron, aquila, e Taur, che vuol dire re, signore. Questo è il nome in Sindarin. Thorondor è poi noto anche con il nome in Quenya di Sorontar, che è la traslitterazione del nome Sindarin dalle parole Soron, aquila, e Tar, re, signore. Si tratta di una delle prime creature concepite in Arda, nel mondo inventato da Tolkien, da parte di Manwë, il signore dei Valar. Ma non si sa esattamente quale sia la sua origine, si sa solo che le aquile vengono create da Manwë tanto da venire chiamate le aquile di Manwë. La loro forma è in tutto e per tutto riconducibile a quella delle aquile normali, anche se sono molto più grandi, tanto che la loro apertura alare, come nel caso di Thorondor, arriva a 180 piedi, che equivale a 55 metri, poco meno di quella di un Boeing 747. Ovviamente le aquile sono esseri senzienti, sanno parlare diverse lingue, sanno parlare il Valarin, la lingua dei Valar che si parla ad Aman, ma sanno parlare anche il Quenya e il Sindarin. Inizialmente Thorondor, come le altre aquile, vive a Valinor, nel continente di Aman, e precisamente sul Tainiquetil, la montagna dove vive Manwë. Ma poi, successivamente, Thorondor viene spedito nella Terra di Mezzo, nel Beleriand, per sorvegliare gli Elfi Noldor e le loro azioni nella loro guerra contro il Signore Oscuro Morgoth. E quindi Thorondor rappresenta in pieno uno di quei provvedimenti che i Valar prendono per controllare gli Elfi, o comunque per assicurare loro un certo aiuto. Si dice spesso che i Valar se ne sono infischiati delle sorti dei Noldor, che in parte è vero, perché li hanno lasciati andare via, hanno chiuso Valinor e li hanno avvisati che loro non li avrebbero più aiutati. Ma in realtà le Aquile rappresentano una specie di aiuto che i Valar continuano a dare ai Noldor. Thorondor stabilisce la propria residenza nella valle di Tumladen, dove si trova anche il reame celato, dove c'è la città di Gondolin, quella governata da Re Turgon. Il Signore delle Aquile aiuta Fingon a recuperare e liberare Maedhros dalla prigionia di Morgoth, perché da molti anni è sottoposto alla prigionia e ad atroci sofferenze. E poi durante la Dagor Bragollach interviene in prima persona per prendere il corpo di Fingolfin, che è morto nello scontro contro Morgoth in persona, e quindi evita che il nemico desacralizzi il corpo del caduto Fingolfin, e nel farlo ferisce anche al volto Morgoth stesso e porta il corpo di Fingolfin nella città di Gondolin da suo figlio Turgon, perché abbia una degna sepoltura. Insieme al già citato Gwaihir e all'Androval, Thorondor interviene anche all'interno della storia di Beren e Lúthien, portandoli al sicuro prima che Angband si risvegli. E poi, durante l'assedio e la caduta di Gondolin, Thorondor e le altre aquile intervengono per salvare
i fuoriusciti della città di Gondolin per salvarli dall'attacco di Draghi e Balrog che si sono lanciati al loro inseguimento. Infine, durante la guerra d'Ira, Thorondor e le altre aquile combattono dalla parte dell'esercito dei Valar insieme agli uomini, insieme agli elfi, contro le forze di Morgoth. E in questo caso Gwair combatte dalla parte di Arendil, che affronta Ancalagon il Nero e gli altri draghi. Le aquile sono protagoniste di uno scontro senza pari contro i draghi alati che Morgoth ha sfoderato per questa battaglia finale. Alla fine di questa guerra, con la sconfitta di Morgoth, Thorondor torna nel continente di Aman, a Valinor, presso i Valar e presso il suo signore Manwë, lasciando a Gwair il regno delle Aquile della Terra di Mezzo. Nella Nature of Middle-earth, Tolkien interviene chiarendo questo problema della nascita delle Aquile e della loro origine. Spesso si è detto che le Aquile sono dei Maiar, degli spiriti incarnati di tipo minore. E nella Nature Tolkien scrive: i Maiar più significativi, tra quelli che assunsero forma animale, furono quelli che assunsero la forma delle possenti aquile parlanti di cui si parla nelle leggende della guerra dei Noldor contro Melkor e che rimasero nell'ovest della Terra di Mezzo fino alla caduta di Sauron e al dominio degli uomini. Dopodiché non se ne sentì più parlare. È noto il loro intervento nella storia di Maeglor, nel duello tra Fingolfin e Melkor e nel salvataggio di Beren e Lúthien, tutte cose che abbiamo appena visto. Al di là della loro conoscenza, le gesta delle Aquile nella guerra contro Sauron, nel salvataggio del Cercatore dell'Anello e dei suoi compagni, nella battaglia delle Cinque Armate e nel salvataggio del Portatore dell'Anello dalle fiamme del Monte Fato. Perché in aggiunta c'è anche questo: le Aquile sono intervenute per salvare Frodo e Sam dalla distruzione del loro Odulin, cioè del Monte Fato, portandoli in salvo. Comunque, posto che siano dei Maiar o no, cioè a prescindere dal fatto che siano degli spiriti incarnati o meno, le Aquile sono, nella concezione di Tolkien, un vero e proprio meccanismo, nel senso di Deus ex machina. Sono delle intelligenze che potremmo quindi annoverare tra le intelligenze angeliche di tipo minore, che decidono di intervenire in maniera indipendente e che fanno a tutti gli effetti parte del concetto di eucatastrofe. Intervengono nel momento più difficile come parte del ribaltamento gioioso. Questo lo dice lo stesso Tolkien nella lettera 210. Le aquile sono un meccanismo pericoloso. Io le ho usate con moderazione e quello è il limite assoluto della loro credibilità o utilità. Il Deus ex machina è qualcosa che piomba inaspettato e improvviso, senza che nessuno l'abbia chiamato. Rappresenta un aiuto soprannaturale che decide di intervenire spontaneamente, spesso come premio, ma non si può pensare di fare delle aquile un servizio taxi della Terra di Mezzo. Questo è il motivo per cui le aquile non possono portare l'anello a Monte Fato risolvendo la faccenda così facilmente. Le aquile sono creature protettrici inviate dai Valar che rispondono solo a Manwë e non di certo a delle creature. Anzi, portano la salvezza alle creature, ma rappresentano anche la volontà dei Valar di proteggere i figli di Ilúvatar, proprio come nel caso del loro re, Thorondor.